Questo è Solar che emana una luce fredda, al contrario del nostro sole. Questo è Alberum, un albero sorridente che ha il potere di controllare la terra. State lontani da queste foreste. E questo è Catnap Oro, la nuova versione di Catnap. Purtroppo questo è il suo percorso maledetto. Lui può intrappolarmi in questi posti. E questo chi diavolo dovrebbe essere? Questo è Alberum, ragazzi. Però è davvero la versione spaventosa di Alberum. Guardate pure i blocchi suoi che crea il legno. Però probabilmente questo è un legno completamente maledetto. E non solo Alberum, ma c'è anche Solar. Guardatelo dietro di me. Oh mio Dio. Aspetta un attimo, io ho visto qualcuno qua. Tornate indietro con il video se avete visto qualcuno qua. Solar è questa entità che ha preso piede ormai su YouTube. Ed è inquietantissima, è veramente troppo inquietante. Guardate come ci spia con quegli occhi e con quel sorriso pazzo. Non so come dire, sembra veramente malato. Adesso ragazzi stiamo in guardia. È chiaramente un mondo dove non dovremmo starci assolutamente. Ci stanno tutti gli alberi osservando. E poi sembra che per un qualche motivo qui finisca e inizia direttamente questa cosa di spruce, si chiama. Ed è il bioma praticamente degli alberi, altri tipi di alberi sostanzialmente. Questi sono alberi normali. Ok, teniamo le orecchie aperte, gli occhi aperti e soprattutto andiamo in una caverna immediatamente. Peraltro lì ho visto qualcosa, ecco, vedete quell'albero lì e tutto quanto, cioè si vede che ci spia dappertutto, da ogni direzione. Infatti secondo me non dovremmo stare tanto qui. Ragazzi, ho trovato questo carbone, direi di prenderlo assolutamente perché all'inizio è veramente vitale il carbone, come il ferro, come ogni cosa, come ogni mondo nuovo che si rispetti, abbiamo bisogno di rispettare anche noi tutte le condizioni necessarie per poter giocare a Minecraft e poi dopo però trovare anche i segreti. E queste condizioni sono assolutamente trovare il cibo, trovare tutte queste cose qua per poter sopravvivere. Una condizione fondamentale, in effetti, ora che ci penso, è sopravvivere. Ok, io infatti per sopravvivere vorrei farmi una casa, però non vorrei farmela in Bella Vista. Avete presente quelle case bellissime che stanno in Bella Vista dappertutto? Dobbiamo farcela al segreto, al nascosto, al chiuso. E questa caverna, secondo me, è un ottimo posto per farsela, oh mio Dio. Soprattutto considerando che in superficie c'è Solar, in superficie c'è Alberum e in superficie potrebbe benissimo esserci Catnap, ragazzi. Perché quello che abbiamo visto all'inizio, perché io sono sicuro di averlo visto, potrebbe essere benissimo Catnap. Infatti, se vedete delle cose strane, ricordatevi sempre di tornare indietro con il video per vederle. Perché potrei impazzire io, cioè magari non è vero ciò che dico, e quindi vorrei che me lo confermaste voi nei commenti. Non allontaniamoci troppo dalla nostra casa che abbiamo deciso che doveva stare lì. Adesso facciamoci anche tipo una spada, così in questo modo prendiamo una pecora, perché sto sentendo la pecora qui vicino. Però buonanotte a trovarla, eccola qua. Questa cosa è molto utile perché se troviamo le pecore adesso, significa che abbiamo l'opportunità più tardi anche di dormire. E questa opportunità, ragazzi, non la butterei mai via, perché, vedete, questa cosa, immaginatevi di notte. Oh! È scomparso! Ok, non è che... No, aspetta un attimo, ragazzi, non so se è scomparso oppure se è venuto qua da qualche parte vicino a me. Forse è scomparso, per fortuna. Mi sa che abbiamo perso la nostra caverna che avevamo scavato, vero? E come vedete sta arrivando notte, è dietro di me, E guardatelo lì. No, via. Ragazzi, come vedete è completamente notte, qua c'è Alberum che mi spia. E io ho perso la casa, ovviamente, no? Ovviamente, yuppie, che scemottino che devo essere io. Cioè, me ne direi di ogni in questo momento. Però non lo farò. Cerchiamo di essere gentili con noi stessi, prima di tutto, no? Come disse un grande maiale. Non lo conosco, non ti conosco, non so chi tu sia, ciao. Perché compare dietro di me? Questo è Catnap, ragazzi, ne sono sicuro. Avete visto pure la bocca, peraltro, sul suo busto. Che non ho capito perché è sul suo busto. È strano come cosa. Cioè, di solito le bocche si hanno in faccia, non sul busto. E poi avevo anche bisogno di altre lane. Cioè, di altra lana. E non ce l'ho. E questo potrebbe essere un problema. Abbiamo bisogno di un'altra lana per poter dormire. Sennò tutta la notte la passiamo in bianco. E peraltro non si vede niente. Guardate qua. No, ho paura. Poi io ho anche la fobia dei buchi. Avete presente? Si chiama peraltro in modo molto strano.
E tutti questi sembrano un sacco di buchi che... molto brutti. No, cioè sembra che stiano per uscire dei ragni. Oh, una pecora. Grazie pecora. Scusami, non dovrei ucciderti. Avviciniamoci immediatamente alla caverna che avevamo trovato prima. Ho visto qualcosa lì. No, non è vero. Io non ti conosco. Io non so chi tu sia. Era fuori, ragazzi. Ho visto un piedino. E non era quello. Era un piedino brutto. Cioè, oh mio Dio, no, per favore, no. Brutto. Ok, facciamo così. Ok, allora, facciamoci il letto. Durante il giorno non abbiamo così tanta paura, giusto? Però io vorrei un attimo, una volta, scavare qua sotto. Cioè, qua davanti, a vedere se c'è qualcuno qua. Ok, per fortuna c'è nessuno. Morco! Lo sapevo. Bisogna dormire, ragazzi. Era comparso davanti a noi. Peraltro stava guardando un blocco strano lì sotto. Non so se tipo qua sotto di noi c'è qualcosa. Comunque in teoria qui non dovrebbe poter entrare. Vabbè, dormiamo. Ok, sto dormendo. Oh, ok, perfetto. Ok, ho preso un po' di carne e... No! Io non posso urlare così, ragazzi. Sto male se urlo così. Perché c'è gente fuori dalla mia porta? Ok, ragazzi, ora è giorno. E adesso concentriamoci su tutte queste cose che abbiamo qui in mezzo. In teoria ora dovrebbero essere le apparizioni paranormali, dovrebbero essere diminuite perché è giorno, no? Quindi... in teoria dovrebbe funzionare così. Peraltro vedere pure Alberum che sta così con la testa inclinata, tipo ehi ciao Dunis, vuoi che ti mangi la tua anima? Perché c'ho what the f... Peraltro ragazzi, io da questa parte mi pare di aver visto una costruzione strana e adesso andiamo a vedere perché non so se vi ricordate, prima eravamo al fiume, no? C'era sto fiume e poi c'era anche tipo delle mura strane. Prendiamo queste mucche qui, ragazzi. Ecco, il cacchio però se le prendiamo perché se no queste cose scappano. E direi di dirigerci verso questa direzione. E, peraltro ricordiamoci sempre di guardarci dietro di noi perché se no potrebbe essere pericoloso. Perché il nostro personaggio, questo è un indizio per trovare i fenomeni paranormali, ragazzi. Il nostro personaggio guarda sempre davanti. Poi noi però guardiamo dietro con la F5, cioè tipo con, vedete, la visuale in terza persona. E magari troviamo qualcosa perché poi le cose paranormali ci guardano da dietro. Non è che... perché c'è questo occhio che è per terra? Cosa vuol dire sta storia? Ok, d'accordo. Non so, mi sto spaventando. Peraltro probabilmente, ragazzi, io qua mi sto andando a ficcare in dei casini assurdi qua con tutte queste maledizioni, entità. Solar che ci guarda, mio Dio. No, ti prego, non guardarmi. No, io ho paura di farmi vedere da lui. È brutto come la fame, probabilmente. Ragazzi, guardate l'occhio di Solar. Guardatelo lì, fra gli alberi che ci spia. Oh mio Dio. Ok, sta diventando di nuovo notte e quindi... Peraltro, dato che sta diventando notte, io mi sto sentendo anche più sicuro perché poi arriva la luna, in teoria. E qui mi ricordo quindi che c'era tutta questa storia della costruzione che avevo detto prima. Ed eccola qua. Allora, adesso... Ecco qua. Sì, in effetti è veramente una costruzione, ragazzi. Non era solamente... Cioè, pensavo fosse tipo un villaggio nuovo, una roba del genere, ma invece non è un villaggio nuovo. Questa è proprio una costruzione che su Minecraft è normale, non c'è, magari farà parte di una mod che avevo messo io, può essere. Ecco qua, ci sono degli smeraldi, vabbè, cose utili che direi di prendere, va bene sempre, però ricordiamoci che qua non siamo in giro per lottare, siamo in giro per trovare il mistero di tutte queste entità. Eccoci qua, bene, mi fa piacere che mi stiano spawnando degli scheletri vicino a me. No, tu non sei vero, io non so. Ok, bene, ciao, me ne vado, non me ne frega niente, se sto per morire me ne vado via, ciao. No, ragazzi, voi vi rendete conto che c'è un cacchio di fantasma di... Eccolo, qual è? Sta volando. No, c'è un fantasma di come cazzo... Scusate la parola, di Catnap. Un fantasma di Catnap. No, era un fantasma questo. Era chiaramente un fantasma. No, ragazzi, per favore. No. Cioè, io non voglio, perché poi i fantasmi sono delle... Non so, cioè...
C'hanno questa, questo non so che di stupido i fantasmi. Beh, hanno rotto le scatole. Se ne... C'è qualcuno che ha aperto la porta? Cioè, una cassa? Cioè, praticamente i fantasmi si sono sentiti... Cioè, tipo, tutti raccontano dei fantasmi, che vedono i fantasmi, ma nessuno mai li vede. Invece di queste entità nuove... Ecco, tipo, ecco, qua non so se è normale che ci siano queste cose, perché poi questo è anche un dungeon. Peraltro, il cibo lo prendiamo. Oh, no, 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 è qua, l'ho visto, l'ho visto. No, 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 rega, rega, no, 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 questa cosa è da infarto. Ma è da infarto questa cosa, ragazzi. No, no, non va bene. Ma cos'è, questa è la città di Catnap? Che cacchio vuol dire sta storia? No, ok, dormiamo prima che... Forse perché lui di notte diventa così, boh, non ne ho idea. Perfetto, è mattino, adesso saliamo qua sopra mentre i zombie bruciano, perché ovviamente dobbiamo lasciarli che brucino tantissimo nelle fiamme degli inferi. Eccolo qua. Peraltro lui quando arriva il giorno, no? Lui arriva sempre al contrario, ragazzi. Poi quando sta per tramontare è sempre dritto, perché chiaramente il sole deve avere anche tipo una sua direzione, no? Quindi, non so, sembra tipo che adesso se la sta chillando su un letto. Non so se è positivo o negativo questa cosa. Allora, ragazzi, io sto ritornando sui miei passi, mentre ovviamente cioè, continua ad esserci Solar che mi spia. Perché qui, non lo so, mi sembra che sia più adatto il discorso. Perché, non so, questi alberi, secondo me sono infami. Perché fanno finta di non essere alberum, ma... Non lo so, cioè secondo me sono sempre parte di Alberum in un qualche modo. Sono degli infami. Peraltro, scusate, queste cose qua, queste sono le piramidi di Herobrine. Cioè, allora, so che sembra una cosa stupida, perché poi Herobrine nel 2024 mi sembra una follia solamente nominarlo, no? Che poi non è vero, cioè continua ad essere molto famoso sempre. Poi tutti quanti amano un sacco, cioè amano fra virgolette la storia di Herobrine. Sempre top amata praticamente questa storia qua di Herobrine. Chi saresti tu? Visto qualcosa qua, forse era solo il pollo? Può essere? Dove sono finito? Dove sono finito? Dove sono finito? Dove sono... Ma cosa caspita? Dove siamo finiti, ragazzi? Dove... Che cacchio è sta roba? Aia! Ok, dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo camminare su ste robe. Ma ragazzi, ma assurdo. Ma io... Allora, io vorrei capire dove siamo finiti. Vedete lì? Vedete, lì si vede anche Alberum. Lì è fuori, ma non posso uscire fuori, come vedete, perché qua c'è un muro invisibile. Peraltro io vorrei anche provare a scavare. Non posso. Sono bloccato all'interno di questo percorso. Oddio mio, aspetta. No, non posso usare, ragazzi. Cioè, non so se si sente, però no, no, perché sto premendo sul mouse. Ma non si preme, ragazzi. Assurdo. Ok, continuiamo avanti in questo percorso. Perché mi sembra l'unico modo per poter uscire, perché letteralmente, ragazzi, io qua sono bloccato in questo percorso. L'unico modo per uscire da questo percorso è ritornare lì. Che poi come caspita è successo? Vabbè, l'unico modo, comunque, stavo dicendo. Eccolo qua, perché... Ecco, è scomparso. Ok, queste ecco, qua dobbiamo stare attenti, sennò... se ci entriamo qui in queste cose, diventa molto difficile uscirsene... E quindi diventa molto brutto anche. Però tanto, no, stavo per dire. Però tanto, sai come, abbiamo la spada, possiamo usare la spada, no? E certo, come no, invece non funziona niente qua con la spada. Qua ragazzi, qua è ancora più difficile, perché se, tipo, se andiamo in una ragnatela qua, non ne usciamo più. Cioè tipo l'anno prossimo forse riusciamo ad uscire, ma l'anno prossimo. Ecco, tipo invece qua ok, è scomparso. Mio Dio, perché continua a scomparire, comparire di nuovo? Che pizza. E peraltro guardate qua, chi c'è che ci guarda e che ci osserva? Ehi, ciao, come stai, Dunis? Ti ucciderò nel sonno, dice probabilmente Solar. Cioè, scusate, Alberum, vabbè, stessa roba. No, non posso togliere nemmeno il... Regà, è impossibile. Proverò a fare... Non si può nemmeno piazzare, vero? Vabbè, proverò a fare questa cosa. Ok, vedete, sono... Per fortuna è che sono abile, sennò... Qua ci sarei morto tantissimo. Perfetto. Dobbiamo assolutamente uscircene da questo percorso maledetto. E dobbiamo capire come caspita è possibile che qualcuno ci abbia intrappolato qui in questo percorso e ci voglia far... Ma scusate, ma noi siamo lo zio. Guarda, ci sta osservando e poi se ne... Ma avete capito, ragazzi? Io ho capito tutto ora. Sono stato stupido che non l'ho capito prima. Lui, siamo i suoi fenomeni da baraccone. Cioè, mi spiego meglio. Praticamente lui si sta divertendo a vederci giocare, a vederci partecipare in questa cosa. A vedere... Noi che superiamo questo ostacolo. È lui che è lì, che, capito, se la sta godendo. Probabilmente si mangia dei popcorn intanto, no? Che fastidio che mi danno queste entità. Sono veramente schifose.
schifoso in tutti i sensi, perché non puoi usare una persona per i tuoi porci comodi in questo modo. Eccolo, guardalo, guarda che schifo, guarda che schifo. Sapete cosa sarebbe intelligente fare? Sarebbe... È dietro di me, oh mio Dio. Tornate indietro con il video se l'avevate visto, perché io l'ho visto chiaramente. Ok, però ecco qua, è brutto, perché qua non si vede pure niente, quindi questa cosa mi sta mettendo molta ansia, perché se non si vede niente, ragazzi, appunto, primo non ci vedete voi, il che è un problema, perché sapete com'è, state guardando un video, quindi dovrebbe vedersi qualcosa. Punto secondo, non ci vedo nemmeno io e c'è qua la cosa che arriva e mi fa fuori male, quindi bisogna stare attenti, eccoci. Però veramente non si vede niente e sta andando veramente... Ok, si esce. No, voi... Che posa era quella, ragazzi? Aveva le braccia aperte. Avete visto? Aveva le braccia aperte qui. E che cacchio stava facendo? No, regà, cioè, secondo me sto qua c'ha qualcosa in mente. C'ha qualcosa in mente. Forse si sta divertendo talmente tanto a vederci soffrire, che probabilmente, non so, sta assumendo un'altra postura. Cioè, ecco, di nuovo, guarda qua. Guarda qua che postura è. Ma non l'ho mai visto, è la prima volta che assume questa postura in Minecraft. No, No, regà, io non riesco più ad andare avanti. Ho paura, raga. Vi giuro, mi sto inquietando tantissimo. Ho genuinamente paura, sono veramente terrorizzato. Perché io l'ho visto prima, aveva la spada di Nederite in mano. È una minaccia, è una dannata minaccia questa, ragazzi. Cioè, vuol dire che praticamente ci vuole uccidere. Non so se avete capito la gravità della situazione nella quale ci troviamo. Io non so nemmeno se volermi far vedere. Guardate lì. Guardatelo, è lì che... No. L'unica cosa che mi viene da fare è tipo uscire da sto percorso dannato. Peraltro che cacchio è, mannaggia. Ok, non si può saltare su sta cosa qua, schifoso. Che cos'è? Miele, probabilmente. Ok, andiamo da questa parte, perfetto, ok. Continua a fare le sue cose con la sua spada di schifo. Ragazzi, guardate, lui è lì davanti. E poi lì c'è Solar, che peraltro sta tramontando. Come non detto, è ritornato su. Ok, mi sa che ci sta sentendo Solar per un qualche motivo. Perché quando ho detto che sta tramontando... No, raga, sto qua ci sente. Perché è fermo, vedete, non si muove nemmeno più. No, guardate, vi giuro. Cioè, adesso se non muovo la mano, non si muove, raga. È fermo. No, raga, non è possibile, non va bene così. Cioè, questo qua ci sente. Sono abbastanza sicuro che ci senta. Ma allora anche Alberum ci sente. Allora anche l'altro, vabbè, quello era palese che ci sentiva anche prima. Era ovvio, che cacchio. Ma pure io, ma perché sono sorpreso? Sono in un mondo così maledetto. Cerchiamo di essere coraggiosi. Coraggiosi deve essere la nostra parola chiave. Cor cacchio. Questo qua mi fa paura, altro che coraggio. Vabbè, però, no, ecco qua, bisogna stare attenti, perché no, molto male, non riesco per... sto morendo. Aiuto. Ok. Forse, cos'è, mi sono buggato? Ok. Allora, ho capito bene come fare adesso. Non devo più salire lì. Devo stare attento dove vado, ok? Quindi non devo andare sulla neve quella là, se no ci muoio male per sempre. Raga, lo sto guardando in F5. Lo sto vedendo dietro di me. È dietro di me. Era chiaramente lui. Dio mio. Che cose strane. Eccoci. Bene, ottima idea. Sono caduto. Mannaggia mio Dio, che paura. Ok. Andiamo avanti da questa parte. Bene così, ok. È comparso lì sotto e poi è scomparso di nuovo. Ragazzi, ma mi sta osservando da tutte le parti, non è possibile. Ok, andiamo avanti velocemente, perché questo qua se no ci fa fuori. Perché prima io vi ricordo che aveva tenuto in mano la spada in nederite, che era un segno molto chiaro e distintivo. Ok, quindi adesso direi di fare una speed corsa. Raga, è dietro di me, che cosa vuole? Ti prego vai via. Non sta andando via, mi sa che vuole venire. Vuole decisamente venire da me. Eccoci. Sono morto. Ragazzi, aiuto. Non va bene. No, non va bene. No, non può andare bene. No, per favore, non mi spingere. Ti prego. No, raga, però non è possibile. Qua non, sto morendo. Cosa faccio? Ok, non sono morto. È ancora qua. Cosa vuole da me? Cosa vuole? Accidenti. Dai, forza, saltiamo. Ok, così. Ok. No, per favore, vai via. No, per favore. Scappa. No, ragazzi. No, stiamo attenti. Qua che cacchio c'è, non me ne frega niente. No, il Wither non va bene. Andiamo velocemente qui, così almeno. Ok, perfetto. Queste cose sono veramente micidiali, ragazzi. Mio Dino.
Ok, scusate, ho fatto questa battutina giusto per cercare di sdrammatizzare. Lui non sembra più seguirci, grazie al cielo, quindi bene così. Questa è una vittoria, beh, più o meno. Guardatelo lì, Albero, ma è sempre lì che ci spia, ovviamente. Ok, cerchiamo di però velocizzarsi su questo coso perché mi sembra veramente infinito, ragazzi. Cioè, ok, quindi andiamo velocemente. Eccoci qua, ci siamo di nuovo intrappolati, ma non importa. Adesso non ci fermiamo più, anche se prendiamo danno, chi se ne frega, vai a quel paese, proprio non me ne frega niente. Via, 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 via. Dobbiamo finire sto dannato coso prima che sia troppo tardi. Certo, se le ragnatele non ci fermassero sarebbe decisamente meglio. Ok, andiamo qua così. Ok, perfetto. Velocemente, stiamo essendo molto veloci e bravi, ragazzi. Ok, perfetto. E in teoria. E lui è dietro di me, lo sapevo che continuava a seguirmi, che aveva iniziato a seguirmi. No, no, veloce, veloce, scappiamo, scappiamo, via, 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 via. No, 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 no. Oh, c'è una cassa, c'è una. Che c'è? Aspetta, ci sono dei diamanti, c'è una ricompensa, però lui è dietro di me, aspetta, dov'è? E qua, ragazzi? Che cacchio, dov'è? Non c'è più, ho paura. Però, scusate, è finito quindi, che cacchio devo fare? Pronto, ragazzi, cioè. What? Ok, e questo era il percorso, ok, quindi. Praticamente, ragazzi, se avete capito, è spawnata un'isola e probabilmente l'ha spawnata lui, sto qua, con qualche hack strana che ha utilizzato lui, probabilmente. Non ci entro più, per carità di Dio, usciamocene via velocemente proprio. Non andiamo più. Quindi praticamente lui ha l'abilità di poter far sorgere delle isole, proprio come dei punti di luce all'interno della mappa. E in questi punti di luce, fra molte virgolette, ragazzi, si trovano dei percorsi ad ostacoli. Ho capito bene, quindi è questo il discorso di questo catnap molto strano. Che poi, peraltro, catnap, non so se. Perché questo è proprio il catnap, però oro. È la leggenda di catnap oro. Non so se la conoscete. Ha delle abilità molto strane, diverse da catnap normale. Quindi è per questo che fa tutta questa cosa molto misteriosa e strana. E ha nuove abilità strane, soprattutto in Minecraft. Peraltro, aspetta un attimo, noi abbiamo preso un libro. Catnap sorride, Solar sorride, Alberum sorride, ma tutti ti vogliono morto. Ah, non so se prenderlo come un joke, come uno scherzetto. Uno scherzetto, bro, un grande scherzone. Woohoo! Non vedete come mi sto divertendo? Oppure come una minaccia e quindi mi devo cagare addosso, devo andare a piangere e devo andare a pregare la mammina di aiutarmi perché qua c'è gente strana che mi uccide. Peraltro abbiamo acquisito di nuovo la capacità e quindi noi siamo all'interno del mondo dove tutti ci vogliono morto. Bene!